Con un voto a maggioranza, l'Aula modifica alcuni articoli della legge del 2015 che disciplina in Toscana l'attività estrattiva. Le nuove norme riguardano quelle cave in esaurimento, per le quali però non sono mai stati attuati i piani di recupero ambientale. Ci sono tutta una in Toscana, tanti siti che sono stati abbandonati e sui quali non è stato fatto il ripristino ambientale che seppur previsto per mille cause, fallimenti, recessi da contratti, per mille motivi che non sto qui ad analizzare, sono rimasti lì come sono. Quindi in concreto cosa si potrà fare? Abbiamo introdotto una norma secondo la quale i comuni possono fare richiesta di autorizzare l'estrazione all'interno di questi siti che sono non più attivi per un massimo del 30% rispetto al volume che era stato autorizzato con l'ultima autorizzazione, comunque non superiore ai soldi, diciamo così, che costerà il progetto di ripristino. L'opposizione solleva rischi ambientali, i vincoli sono stretti? Assolutamente, solo per il recupero ambientale, tu puoi estrarre in funzione del progetto di recupero ambientale e naturalmente non può essere prorogato, non può essere rinnovato, abbiamo messo dei paletti molto molto importanti, escludendo i materiali ornamentali, perché in alcune parti del nostro territorio, nel nord della Toscana, per esempio Carrara, diventa un problema se si autorizzava ancora di più questa cosa. Il Movimento 5 Stelle vota contro. Di fatto è un metodo per derogare alle leggi che la Regione Toscana stessa ha fatto, quindi di permettere di nuovo di fare delle estrazioni arrivando fino al 30% della quota prevista precedentemente nelle cave che già da 5 anni sono state dismesse perché hanno raggiunto il loro obiettivo. E tutto questo, lo scopo ufficialmente, è per riuscire a trovare il denaro per la rinaturalizzazione e la messa in sicurezza. Denaro che doveva già essere trovato durante la vita della cava stessa, anche perché ha prodotto nel frattempo utili alle aziende, alle ditte che hanno lavorato all'interno di queste cave, e invece adesso, diciamo, con questo escamotage normativo si ritrovano ad essere riattivate. Questo troviamo che sia grave come comportamento da parte della Regione Toscana, perché in pratica sconfessa se stessa e soprattutto sconfessa tutti gli aspetti legati alla tutela dell'ambiente e al cercare di considerare la risorsa lapidea come qualcosa che andrà a esaurimento. Come arrivare allora al recupero ambientale delle cave in esaurimento? Era necessario provvedere alla rinaturalizzazione, che dopo 5 anni era comunque già in corso, è una messa in sicurezza che doveva essere fatta dalle aziende che già prima avevano operato. L'atto, come detto, passa con i voti del PD e d'Italia Viva. Per noi è una norma molto positiva che dà una prospettiva di sviluppo a molte aziende in un momento importante dove c'è da fare tante opere pubbliche e non solo, dove c'è da fare molti interventi, ma nello stesso tempo mette a reddito degli interventi che rischiavano, diciamo, di essere diseconomici, e dà una risposta all'economia, allo sviluppo e soprattutto alle dinamiche imprenditoriali, quindi richiesta dai territori e quindi, diciamo, sostenuta con forza anche dal nostro partito. Rimane un po' anacronistica, diciamo, un punto di vista molto ideologico dei 5 Stelle, che contrari a tutti anche su questo aspetto vorrebbero, diciamo, un immobilismo che la Toscana sicuramente in un contesto sociale, economico come quello attuale ovviamente non può permettersi. Il gruppo Misto e Fratelli d'Italia si sono astenuti. No, noi non l'abbiamo approvata, ci siamo astenuti perché non ci abbiamo visto chiaro né dal punto di vista della situazione attuale dei siti estrattivi in Toscana né rispetto all'andamento di questa proposta di legge, che era emersa a novembre in commissione, poi è scomparsa, è riapparsa dopo 6 mesi accompagnata da un paio di emendamenti del PD che hanno eliminato i siti estrattivi di materiali pregiati come marmi ed altri dalla ulteriore possibilità di riqualificazione ambientale che la norma prevede, e inoltre non ci è sinceramente piaciuto il modo attraverso il quale la maggioranza ha fatto muro rispetto a emendamenti dell'opposizione che tendevano a chiarire il contenuto della norma, che peraltro è discutibile in alcuni passaggi. La preoccupazione è duplice: da una parte il fatto di non avere contezza piena di quello che succede sul territorio, perché è vero che sono i comuni che prevedono i siti che sono in esaurimento e possono essere oggetti di piani di riqualificazione, ma secondo una dizione che non è semplicissima da leggere, ovvero sia con limitate potenzialità residue del sito estrattivo, che non si capisce bene cosa voglia significare in italiano, almeno dal nostro punto di vista, perché tutti i siti estrattivi sono teoricamente esauribili e quindi c'è un livello di discrezionalità che a noi non piace.
La Lega, che non ha partecipato al voto, ha sollevato una questione di metodo nel lavoro svolto dalle commissioni per giungere alla stesura delle nuove regole. Le due presidenti, la presidente De Robertis e la presidente Ugetti, hanno incontrato Confindustria, esponenti di Confindustria, sul tema, senza che ne sapessimo niente, e alla nostra richiesta di poter dar luogo all'audizione dei rappresentanti di Confindustria in sede delle commissioni, proprio per permettere a tutti di condividere le considerazioni e le valutazioni di questo importante punto di riferimento, ci è stato negato. Abbiamo ritenuto questo un fatto estremamente grave. Un fatto estremamente grave che si è aggiunto a una procedura della vicenda e dell'arrivo al voto davvero discutibile. Perché? Perché il provvedimento sulle cave viene licenziato dalla Giunta nell'ottobre del 2022, viene successivamente preso in considerazione a livello di illustrazione da parte delle commissioni nel novembre del 2022, poi tutto si ferma, tutto non va avanti e improvvisamente invece si riattiva nel maggio, a fine maggio, a seguito di emendamenti del PD. Dall'aula arriva il via libera al rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2022 a favore della proposta di delibera ha votato la maggioranza PD e Italia Viva. Il gruppo della Lega ha votato contro, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle si sono astenuti. Un rendiconto, dice Andrea Pieroni, del PD che mette in evidenza i conti in regola. Quindi questo significa anche una capacità di tenere sotto controllo la spesa, non c'è aumento di costi, non c'è aumento del costo della politica, anche dal punto di vista del consuntivo possiamo segnalare delle capacità di risparmio sulla spesa di gestione, ad esempio una per tutte è uscito il risparmio di 300.000 euro sulle utenze, in tempi in cui il costo delle utenze è esploso, aver risparmiato 300.000 euro è sicuramente un segno di attenzione particolare. C'è un avanzo d'amministrazione di 1.700.000 euro che potrà essere nuovamente utilizzato dal Consiglio a breve, in quanto le risorse potranno essere riutilizzate in questo esercizio finanziario. Da una parte un avanzo di amministrazione importante per consentire di continuare a finanziare iniziative legislative come uffici di presidenza, se penso alle iniziative rivolte ai giovani, penso alle associazioni, penso al mondo della cultura, dello sport, quest'anno ci finanzieremo un progetto sull'identità culturale dei giovani toscani e il prossimo anno potremo avere altre risorse da destinare rispetto a queste iniziative sull'identità toscana. Nel contempo, grazie all'atto approvato dal Consiglio regionale, vengono messe da parte delle risorse per sostenere e aiutare le popolazioni del Mugello che sono state colpite dalla forte alluvione. Approvato all'unanimità l'ordine del giorno collegato all'atto presentato dalla consigliera del gruppo misto Elisa Tozzi in merito alla destinazione dell'avanzo di amministrazione in favore dei comuni dell'Alto Mugello colpiti dagli eventi meteorologici del 17 maggio scorso. Sono, direi, soddisfatta perché oggi è stato dato un segnale importante da parte dell'Aula proprio in sede di approvazione del rendiconto del Consiglio. Noi avevamo un avanzo importante, cioè cosa significa? Avevamo delle risorse libere che non erano state impiegate, che possono essere impiegate a discrezione dell'organo consiliare. Due le osservazioni evidenziate da Fratelli d'Italia che, come detto, si è astenuta. Da una parte avanza 1.700.000 euro ma diminuisce quanto abbiamo in cassa per quanto riguarda il funzionamento del Consiglio, che risente ancora di un ritardo negli investimenti soprattutto per le infrastrutture tecnologiche e telematiche a supporto del lavoro dei consiglieri. Ma soprattutto ancora una volta la Giunta ha approvato il rendiconto generale della Regione, che comprende anche il rendiconto del Consiglio regionale che stamattina dovevamo votare prima del voto di stamani. Come al solito quindi il Consiglio non può entrare nel merito ma viene di fatto relegato a un ruolo di subordine. Massimiliano Baldini della Lega ha invece sottolineato come l'avanzo non sia un risparmio. Sono avanzi strutturali che si ripetono dal 2014 in avanti e che anche se sono diminuiti continuano ad essere avanzi importanti che testimoniano una cattiva programmazione. Quindi noi
abbiamo sollecitato questo elemento per far sì che in realtà le risorse siano ben individuate per quelle che sono le esigenze del Consiglio regionale, ben individuate dai dirigenti e dagli uffici dei settori differenti per far sì che siano spese nel almeno 95% di quella che è la loro portata. Perché? Perché questo continuo ricorso alle variazioni di bilancio non è, a nostro avviso, comprensibile. È bene che le risorse siano spese e che non ci siano situazioni di avanzo che poi portano a decisioni ulteriori che non sempre condividiamo. Il rendiconto ha sempre una grave lacuna, quello di mancare di dare risorse ai gruppi, ai partiti dell'opposizione perché possano finanziare delle loro proposte di legge. In questa regione le proposte di legge passano o se sono gradite alla maggioranza o se le presenta la maggioranza stessa. E questo è un modo per tarpare le ali non soltanto all'opposizione ma alla democrazia, perché anche gli eletti della minoranza, delle opposizioni hanno una loro rappresentanza e hanno un loro diritto a non vedere le loro leggi carta straccia oppure a non essere nemmeno presentate. La Regione Toscana ha verso la firma di un protocollo d'intesa con la Regione di Kiev. Nei prossimi giorni verrà firmato e il Presidente Eugenio Giani, con una informativa al Consiglio, ha illustrato gli obiettivi dell'accordo. 5 i punti: collaborazione in campo economico e imprenditoriale, attività commerciale, cooperazione accademica, scientifica e culturale, ricerca, innovazione, sanità. In questo testo, oltre a evidenziare l'apprezzamento per l'iniziativa della Giunta, si mettono in evidenza anche altri due elementi. Uno, la questione legata al monitoraggio che noi auspichiamo possa avvenire di questa intesa, di questo lavoro che nascerà dopo la sottoscrizione del protocollo d'intesa e che noi proponiamo possa attestarsi all'interno delle attività della Commissione Politiche Europee. E poi un richiamo un auspicio che l'Europa, l'Unione Europea, possa avere sempre un peso maggiore negli sforzi per arrivare a una conclusione della guerra originata da una inaccettabile e ingiustificabile invasione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina. Al termine dell'informativa in aula sono state presentate due risoluzioni, una del PD, una del Movimento 5 Stelle, entrambe approvate a maggioranza. Lega e Fratelli d'Italia non hanno partecipato al voto. Dal punto di vista politico trovo incredibile che all'interno di questo documento non venga fatto un ampio preambolo sul ruolo che la Regione Toscana può avere all'interno dell'Oblast di Kiev, ma non soltanto, per la promozione della pace e di un percorso diplomatico alla soluzione di questo conflitto che sta vedendo morte e distruzione in Ucraina, ma non soltanto e soprattutto minaccia alle fondamenta quella che è la sicurezza, il benessere e la pace di tutta l'Europa e non soltanto. Sotto l'aspetto istituzionale e amministrativo c'è da dire che è impensabile riuscire a fare cooperazione internazionale laddove non si è nemmeno inserita l'azione su Kiev all'interno della propria programmazione e soprattutto con delle risorse che sono di 440.000 euro per l'annualità 2023 che si riducono a 60.000 nel 2024 e questo non per il protocollo ma per tutte le attività internazionali. Quindi la Regione Toscana deve innanzitutto decidere se la cooperazione internazionale è ancora un argomento di suo interesse e mi sembra di aver capito di no. In secondo luogo, per un protocollo che deve arrivare al 2025 e soprattutto in una situazione in cui gli attacchi continuano e che in 15 mesi di combattimenti hanno visto 1.000 attacchi alla sanità ucraina, io credo che non sia accettabile di poter pensare che i primi punti che sono stati previsti all'interno di questo protocollo siano lo sviluppo economico, l'imprenditorialità e i rapporti commerciali. Significa che non è un protocollo figlio dell'emergenza dovuta alla guerra, dovuta alla situazione bellica, ma è invece una volontà di riprendere quelle relazioni che storicamente la Toscana dei Medici, Firenze, hanno da sempre avuto con Kiev, con quella parte d'Europa che guardava verso est,
e quindi la volontà di ricreare una collaborazione partendo da lì, una collaborazione basata su aiuti e rapporti in ambito sociale, in ambito sanitario, ma anche in ambito commerciale. Quindi ci auguriamo che quella fase post bellica, che speriamo arrivi quanto prima, possa vedere la Toscana protagonista anche da un punto di vista commerciale ed economico. Mattinata di festa a Montefoscoli, frazione del comune di Palaia, per l'inaugurazione di un parco giochi inclusivo grazie a fondi stanziati dal Consiglio regionale e in minima parte anche dall'amministrazione comunale. Davanti alla Misericordia e a fianco della scuola dell'infanzia, nuove strutture per allietare i momenti di svago dei più piccoli. Adesso lo spazio potrà essere fruito ed è accessibile da tutti i punti di vista per i bambini che hanno anche magari qualche fragilità, che potranno stare insieme e divertirsi nel momento in cui verranno in questo luogo, che era già di per sé un luogo vissuto dal paese, proprio perché vicino ad alcuni servizi. Siamo orgogliosi di aver fatto questo passo. I giochi sono coloratissimi, i bimbi si stanno già divertendo non appena abbiamo tagliato il nastro e siamo contenti di essere qui con loro. Presidente, lei ha detto a volte noi che amministriamo, diciamo, a livelli più alti non ci rendiamo conto di come è importante anche fare piccole opere al di là di quelle mastodontiche, e questo è un esempio bello. È la scelta che abbiamo voluto fare come consiglio regionale per essere tra la gente, per dare risposta ai bisogni delle persone. Ci siamo resi conto che durante la pandemia c'era una categoria, quella delle bambine e dei bambini, che è quella che ha sofferto di più, e allora abbiamo voluto restituirgli almeno in parte, con uno spazio di socialità, la possibilità di ritrovarsi. Lo abbiamo fatto e di questo siamo orgogliosi, con la riduzione dei costi della politica, con la nostra capacità di saper spendere meglio. E insomma, questo è un investimento sul presente, non sul futuro. Ai ragazzi, alle bimbe ho detto curatelo, perché questa è casa vostra, è lo spazio di socialità, è un luogo di incontro. Vivetelo bene, perché la cultura civica, l'educazione civica nasce da questi momenti, nasce dalla possibilità di saper vivere bene il tempo che ci è dato. Insomma, una bella giornata, una giornata di festa per Montefoscoli, e noi siamo orgogliosi di fare la nostra parte.